Malindi, la spiaggia, un mare bellissimo in questo settembre 2021, colori meravigliosi, pochi turisti, ma soprattutto pochissimi italiani. Perché? Perché ancora non si è riaperto dall'Italia al turismo per il Kenya. Purtroppo dopo l'ordinanza del 30 agosto, che durerà fino al 25 aprile, non ci sono novità per i nostri turisti, ma ci sono alcune novità trasmesse dal Ministero del Turismo italiano per quanto riguarda la possibilità di aprire dei corridoi Covid free, cosiddetti, verso le destinazioni esotiche, che sono le mete più richieste per l'arrivo dell'inverno, diciamo nella stagione fredda italiana, sono le mete più richieste dai nostri concittadini. E quindi c'è la possibilità, questo era iniziato tutto, ricordate, con un appello che i nostri imprenditori, utilizzando il portale degli italiani in Kenya, avevano inviato alle autorità italiane. Allo stesso modo si sono mosse anche le nostre istituzioni qui in Kenya, fortunatamente, quindi la nostra ambasciata, e nel contempo i tour operator italiani che lavorano in Kenya si sono fatti sentire. Questo ha scaturito alcune riunioni con il Ministero del Turismo e a questo punto siamo al momento in cui c'è una richiesta formale da parte del Ministero del Turismo stesso per cercare di riaprire. Ma qual è il problema? Che nella riapertura, nella possibilità di riapertura, sono elencate delle mete esotiche e il Kenya non viene menzionato. Abbiamo il Mar Rosso, abbiamo le Seychelles, le Maldive, la Repubblica Dominicana, addirittura Aruba, ma il Kenya non c'è. Ma la cosa che ci fa riflettere è che tra le mete menzionate c'è Zanzibar. A questo punto ci si chiede chiaramente qual è la differenza tra il Kenya e Zanzibar. Beh, innanzitutto ci sono delle micro situazioni. Zanzibar, così come la Repubblica Dominicana e così come le Maldive, le Seychelles, sono isole, quindi più facili da amministrare in caso di corridoio Covid. A questo punto quindi occorre che si differenzi dal Kenya e dalla globalità del Kenya, ma si cerchi di parlare delle località per salvare poi il turismo e il lavoro di tantissima gente. Quindi quello che chiederemo e che stanno chiedendo gli imprenditori che lavorano nel turismo a Malindi e Watamu è di creare delle isole come Watamu e come Malindi per far sì che dall'aeroporto all'albergo qui la situazione sia sicura. Ma dalla parte keniota di cosa c'è bisogno? C'è bisogno che vengano vaccinati al più presto tutti gli operatori del turismo, come sta avvenendo in altre mete. Il Mar Rosso, ad esempio, è già pronto, lo ha fatto, e quindi chiediamo anche al governo locale, e già sono state inviate delle lettere e tutto, di agire in tal senso. Abbiamo pochi mesi per farcela, ma dobbiamo lavorare duro per provare a riaprire, per fare avere a tanti italiani questa bellissima situazione e potergli dire ancora Karibu, Kenya.